Vi dico innanzitutto una sensazione, come dire, gradevole di tornare da amici, cioè nel senso che vedo accanto a me, di fronte a me, molti amici amichevoli, li conosco da anni, mi sembra di tornare a casa sotto tutti i punti di vista. Ricordavo anche che l'ultima volta che sono entrato qui dentro era da corrispondente del Tempo alla fine degli anni 70, il tempo di Paolo Scarpa, quindi venivo a seguire i consigli comunali qui a Bari. E con Peppino e Cardone in modo particolare ho una frequentazione antica che quando avevo 15 anni ero segretario del fronte della gioventù del mio paese, me lo ricordo con la testa fasciata che venne da segretario federale a trovarci, che era stato aggredito qui a Bari. Non era una bandana appunto berlusconiana, era qualcosa di più serio. E ho anche, come dire, apprezzato il tono della sua introduzione, anche perché nel pieno clima elettorale nel quale noi viviamo, riuscire in una sede istituzionale e politica come questa, riuscire a parlare di temi che nulla hanno a che vedere con lo squallido commercio delle liste e di tutto ciò che accade intorno, è già una cosa che rincuora, che incoraggia, che fa star bene. E devo subito dire che considero un'impresa difficile quella di parlare delle cose più semplici. E Dio, Padre e Famiglia rientrano tra le cose più semplici. Sono più che concetti, orizzonti, valori, principi di vita che noi abbiamo assorbito o rifiutato a priori, senza mai affrontarli, cioè ritenendo che fosse naturale seguire il percorso di quei principi o che fosse naturale rigettarli perché ormai appunto sono delle anticaglie, dei reperti archeologici di una società che non c'è più. E quindi voler affrontare questo tema attraverso questo trittico così aspro, così lontano dalla nostra quotidianità, è stata indubbiamente un'impresa difficile. Il mio tentativo è stato, qui verrò nel cuore della tua domanda, il mio tentativo è stato quello di vedere in un'epoca labile quali sono i riferimenti che possono indurre alla gioia delle cose duemi. Vedere quando tutto cambia, deperisce, muore, si spegne, tutto è labile, i rapporti sono volatili, sono occasionali o sono rapporti contrattuali determinati soltanto da uno scambio. Ecco, in un'epoca di questo tipo vedere invece la possibilità di rapporti non determinati solo da fattori mercantili, utilitaristici, commerciali, ma determinati da fattori essenziali che riguardano cioè la nostra essenza, cioè confrontarsi con il senso di Dio, con il senso della patria, con il legame familiare, è un confrontarsi con cose che non deperiscono, con cose che restano. Quindi il tentativo era proprio quello. Io devo dire che nelle primissime pagine faccio una duplice avvertenza, una di natura culturale e una di natura personale. A livello culturale, perché io confesso, come diceva prima Cardone, che in effetti io provengo da autori, non solo da quelli, ma intensamente da quelli, da autori come Nietzsche, come Evola, anche come lo stesso Leopardi, che non spingevano nella direzione di una riscoperta dell'amor patrio o soprattutto del legame familiare, ancora di più del senso di Dio, almeno come lo abbiamo conosciuto attraverso la tradizione cattolica e cristiana. E quindi c'era indubbiamente un salto, una rottura rispetto a un percorso di autori, un percorso di lettori, un percorso di appassionato di alcuni autori che erano sicuramente incompatibili con questa triade, soprattutto su questa triade scandita come, valore identitario di una cultura, di un'appartenenza, di un percorso. E dall'altra parte confessavo anche che a livello personale non intendevo, ergermi a portatore sano di un'epoca pura e di una dimensione pura rispetto a un mondo corrotto e impuro. Questo l'ho sostenuto già nelle prime pagine, e dentro quelle contraddizioni ci sono anch'io. Anch'io ho avuto e ho tormenti sulla esistenza di Dio e i dubbi che sicuramente colpiscono tutti. Anch'io ho spesso un rigetto nei confronti della mia patria, che mi fa male, del mio paese che vedo deperire, e anch'io ho avuto contraddizioni nella mia vita personale con i legami familiari. Quindi non è un libro, moralistico edificante da parte di chi ritiene di essere dalla parte giusta e condanna gli altri che sono dalla parte sbagliata.
un libro che mette in discussione i cardini della nostra epoca, che sono proprio nel rigetto di questi tre. E allora il mio tentativo è stato quello di risalire a questi tre principi e di vedere qual è il dispositivo mentale della nostra propensione che ci ha portato ad adottare questi tre principi come orizzonte di vita. Quindi non è un libro né in difesa della confessione religiosa, popolare, cattolica o di una qualunque professione di fede, non è un libro legato semplicemente alla pura declamazione dell'amor patrio e non è un libro che esalta la famiglia e se stessa e basta. Anzi, io sostengo in questo libro che è importante che questi tre principi di vita vengano concepiti insieme e non isolatamente, perché quando Dio diventa l'unico orizzonte e dopo c'è il deserto, sorgono l'integralismo, il fondamentalismo, il fanatismo, sorge tutto quell'aspetto deteriore legato alla visione religiosa fanatica che perde di vista la realtà. Quando la patria diventa l'unico e assoluto orizzonte, sorgono forme di nazionalismo, che poi sconfinano anche dal razzismo, che non sono le forme a cui ho creduto nella mia vita, legandomi più sempre a una visione molto stretta di amor patrio, di identità nazionale, di identità patria. E quindi un valore preso a sé è pericoloso, e anche la famiglia, se diventa unico principio di vita, degenera in un familismo. Se la mia famiglia è tutto e il resto può morire, non resta che l'egoismo su base familiare, e questo non mi pare un principio di vita da adottare. Invece i tre principi messi insieme hanno, come dire, una specie di compensazione reciproca, consentono un bilanciamento e permettono di aprirsi ad una dimensione diversa rispetto a quella puramente individuale. Cioè, in fondo il problema che noi viviamo, il dramma della nostra epoca, è che crediamo che tutto si risolva nella dimensione egoistica, individuale, personale. Dopo di noi il diluvio, prima di noi il nulla. Siamo esseri autocreati che non hanno altra missione che quella di espandere la propria vita, prolungare il corso biologico della propria vita e vivere in una dimensione ampia, assoluta. Beh, di fronte a questo principio debordante, Dio, padre e famiglia erano degli angeli che consentivano di dire che il mondo non nasce e non finisce con noi, che il mondo ha un'origine, che la nostra vita ha un'origine, che abbiamo un legame comunitario con altri, che la nostra espansione individuale deve comunque compenetrarsi nel rapporto con altri, e ci consente questa lettura di Dio, padre e famiglia, di capire che l'età dei diritti, come è stata chiamata da Bobbio, tanti altri, va inscindibilmente legata al principio dei doveri, e questi tre grandi orizzonti, Dio, padre e famiglia, riescono a ispirarci anche il senso del dovere, il senso della responsabilità, e quindi intrecciano la nostra libertà, il nostro diritto, la nostra facoltà di agire con la nostra responsabilità, con il nostro dovere, con il nostro rispondere agli altri di ciò che facciamo, e quindi sono già aperture di orizzonte. Aggiungo anche un'altra considerazione. Chi crede che questi principi siano obsoleti in un'epoca che è votata al dominio assoluto della tecnica e al dominio assoluto del mercato, della finanza, e soprattutto quindi del mercato irreale, della finanza virtuale, dovrebbe invece fare i conti con una naturale attitudine umana, cioè quella di cercare compensazioni. Quanto più viviamo in un'epoca globale, tanto più avvertiamo il bisogno di avere una casa, di avere un'origine, di sentire un luogo come il luogo nostro, il nostro orizzonte. Quanto più viaggiamo e incontriamo esperienze diverse, tanto più sentiamo il bisogno di qualcosa di familiare. Più incontriamo l'estraneo e più avvertiamo come compensazione il desiderio di qualcosa che ci radichi in un luogo, in una storia, in una civiltà, in una tradizione. E questo vuol dire quindi il rapporto con Dio, patria e famiglia. E allora io ho cercato, qui do la parola a Mario, forse abbiamo, non so, un dialogo. Ho cercato di immaginare, come dire, questi tre principi non attraverso la loro espressione storica, ma attraverso, come dire, la nudità dei loro principi. Cioè, che cosa c'è quando togliamo Dio, padre e famiglia? Cosa resta dentro di noi come bisogno che non possiamo cancellare? Resta il bisogno di dare un senso, un motivo alla propria esistenza. Resta il bisogno quindi di darci un destino e anche una destinazione. Resta il bisogno di riconoscere un'origine, perché non siamo nati dal nulla,
e anche quando neghiamo la nostra origine siamo, come dire, costretti a riviverla in altre forme, perché non possiamo distaccarci da ciò che siamo. Noi, diceva Nietzsche, riprendendo principi oracolari antichi, diviene ciò che sei, non possiamo diventare ciò che non siamo, e quindi la nostra origine resta marchiata a fuoco dentro di noi e non ce ne possiamo liberare. E dall'altra parte, il destino, l'origine, è altro principio costitutivo della nostra natura umana, è la comunità. Non è vero che noi siamo individui e per contratto, per comunità diventiamo società. Noi nasciamo nella comunità, nasciamo già dall'incontro tra un uomo e una donna, e non solo. Dentro di noi portiamo già la nascita come una stratificazione ancestrale, l'esperienza e l'eco di generazioni precedenti, di tradizioni, abitudini, dati biologici che ci portiamo appresso da secoli, da millenni. Quindi nasciamo già con la comunità dentro di noi. Esiste, come dire, una comunità in interiore ogni, dentro la nostra interiorità. E allora proviamo a togliere questi tre principi di Dio, Padre e Famiglia. Non di meno resta dentro di noi, bisogna ridare un destino, un'origine e una comunità. E quindi resta allo stato nudo il richiamo a questi tre principi che abbiamo cancellato storicamente. Allora, il discorso che io faccio, quindi fermo, poi affrontiamo con Mario temi più specifici. Il mio tentativo non era quello di restituire il rassicurante orizzonte cristiano-borghese della società andata, ma era quello di dire, una volta deferito quell'orizzonte, vediamo che cosa resta. E allora dobbiamo dire che non resta una società migliore, non resta un'apertura di orizzonte che ci arricchisce nella nostra umanità, ma al contrario, resta la perdita dell'umano, perché l'uomo si classifica, si caratterizza attraverso quei tre principi fondativi, cioè l'avere come punto di vista, come orizzonte, un futuro e dunque un destino, l'avere un'origine, quindi più di un passato, e l'avere una comunità, quindi un presente, uno stare insieme agli altri, non vivere con gli altri, e sono dimensioni costitutive della nostra vita. Quindi, al di là di quello che possono aver pensato teorie di pensatori di grande forza, di grande valore, al di là di quello che possiamo pensare dell'uso pratico, spiccio, alle volte anche meschino, di Dio, Padre e Famiglia come assicuranti coperti, come, come dire, ombrelli che servono per ripararci nella fiducia dell'intelletto attraverso i meccanismi abitudinari che ripetiamo sempre, al di là di tutto questo, esiste allo stato puro, allo stato essenziale, questo triplice bisogno di darsi un destino, un'origine e una comunità. Per questo riparlo di Dio, riparlo della famiglia.